Sì, è vero, io sono Kira. Un giorno, mentre facevo la mia intro, un libro cadde dal cielo. Era un libro nero stranissimo e io incuriosito andai a prenderlo. Presto scoprì che questo libro aveva dei poteri. Poteva uccidere tutti coloro che io scrivessi sul libro e ne conoscessi il volto. Questo libro si chiamava Death Note. Dagli a breve ci presi la mano e iniziai a scrivere tutti i nomi di YouTube Italia che mi facevano concorrenza. Erano pieni di inchiostro, non c'era più neanche uno spazio bianco. E allora decisi di costruire il mio Death Note, grande abbastanza da contenere tutti i nomi. Ciao a tutti ragazzi, che l'occhio, e benvenuti in questo nuovo video della nostra vanilla. Non preoccupatevi, a voi non vi ucciderò, a meno che non facciate degli hashtag lampo così belli da essere pubblicati sul nostro Death Note gigante che andremo a costruire in questo episodio. Il Death Note, ragazzi, ci ho messo... Non potete capire quanto è difficile costruire un Death Note. Le pagine sono fatte di ossa. E sapete quante persone ho dovuto uccidere? A mani nude, non scrivendo, a mani nude! E togliergli le ossa dalla carne ad ognuno di quelle persone lì per fare il Death Note, perché voi tanto me l'avete chiesto. Infatti la prima persona che mi ha chiesto di costruire il Death Note è proprio Gabri777. Cioè il libro dove raccoglie tutte le vostre idee, i vostri nomi, e se avete una skin di Minecraft, anche le vostre teste. Quindi conosco sia il nome, sia il volto, e quindi morirete tutti. Sì, come ho già fatto con mezza YouTube Italia. Ringrazio tantissimo Gaia, veramente la amo adesso, questa ragazza qua, perché mi ha fatto questo disegno. Cavolo, Stitch, l'hai visto tu il disegno? Stitch non l'aveva visto, sta piangendo, giuro. È sotto la maschera di Batman, ma sta piangendo. Grazie Gaia. Grazie. Ragazzi, facciamo così: se volete che il mio pollice diventi uguale a quello di Stitch, cioè blu, se volete far diventare questo pollice blu, dovete farlo diventare anche a questo video qua. Voglio almeno 1000-2000 di voi che fanno il pollice blu, e io nel prossimo episodio giuro che mi dipingo il dito di blu. Non so, pennarello, tempera, me lo dipingo di blu e faccio tutto l'episodio che vi faccio vedere il pollice blu. Giuro su Stitch. Allora, come sempre, là c'è Ryuk, il nostro Shinigami, il dio della morte che ci assiste. Oggi andremo a costruire il Death Note. Sarà alto 32 blocchi, ragazzi, sarà una cosa tipo altissima. Così potrà contenere tutti i nomi di YouTube Italia, sia gli youtuber e sia i fan, soprattutto i fan, ragazzi, perché questa vanilla è vostra e volevo trovare un modo per raccogliervi tutti. In quella piccola stanzina lì del lampo che avevo tantissimo tempo fa non ci stavate tutti, quindi ho deciso di fare un bel Death Note. Quindi ragazzi, preparatevi un timelapse con questa canzoncina di Death Note bellissima. Penso che sia abbastanza... Ogni volta, vi giuro, mi vengono le vertigini ogni volta a guardare giù. Mamma mia! Sapete, ragazzi, quanto tempo ci ho messo a prendere tutti questi blocchi d'ossa? Me li ricordo uno ad uno. Ad esempio questa era la mandibola di una ragazza che aveva 12 anni. E me la ricordo quando tipo si muoveva e faceva così. E diceva... Da. Veramente non capivo quello che stesse dicendo perché...
Stava soffocando il suo stesso sangue. Ragazzi, per me prendere tutte queste ossa è veramente stato difficile. Sono troppi ricavi. No! Questa era la povera vecchietta che stava ritirando la pensione. Qua taglio. Ok, poi dopo faccio tipo... No, questo è stato uno dei primi. All'inizio non sapevo come reperire tutte queste ossa. Questo, me lo ricordo benissimo. Questo qua, scusa, cugino, se ti sto toccando. Era cugino, era mio cugino, era venuto, stava facendo la sua prima cresima. E quando gli hanno detto Corpus Christi, gli stava dando l'ostia. Gli hanno dato del bon meal! Gli hanno dato del bon meal! Questo gli hanno dato. Gli hanno dato la farina d'ossa. Perché ragazzi, l'ostia quando vai a fare la comunione, insomma, è un po' come farina. Ti si appiccica tutta. Che schifo! Ostia! È per questo che si dice ostia, perché è una cosa che fa schifo. Come dire, porca puzzola. La puzzola fa schifo, allora si dice porca puzzola. Comunque ragazzi, meglio se vi lascio un timelapse, perché troppe emozioni. Troppe emozioni, veramente, scusatemi. Ditemi adesso se questo non sembra un quaderno a righe. vi piacciono i timelapse quando scendo, Sono bellissimi. Ma ragazzi, non è finito. Adesso dobbiamo mettere i muretti. Sapete cosa servono i muretti? Questo qui l'ho inventato io. È una cosa veramente molto, molto, molto figa. È il rilegatore. Praticamente bisogna mettere un blocco d'osso qua, un blocco d'osso qui e poi il muretto qua. Quando io finirò questa cosa qui, capirete che cos'è il rilegatore. Ci siamo ragazzi, guardate che figata. Abbiamo fatto il rilegatore, quello che tiene insieme tutti i fogli. Quindi ogni volta che noi andremo ad aggiungere un foglio, dovremo aggiungere un'altra cosa di muretti. Adesso ragazzi ci tocca scendere e scrivere. Oddio, avete presente quelli che tipo puliscono i palazzi con i carrelli che scendono sui grattacieli? Bellissimo, che puliscono i vetri. Ecco, dovremmo fare tipo la stessa cosa, solo che noi partiamo dal basso perché siamo più prudenti. È imponente. È veramente una struttura mastodontica. Ok, ho costruito questa impalcatura, vi lascio un altro timelapse. Mortale. Ma che cavolo è questo? C'è lei di fianco! Ok. Ok. Ho capito. Tizio 20 non è abbastanza. Devo uccidere anche Leo. Adesso faremo così, ragazzi. Prima di tutto... User joined your channel. Aspetta, ok, mi sono mutato. Stavo dicendo, prima di tutto lo useremo per i nostri sporchi piani. E poi vedremo se questo Death Note, che non è arrivato dal cielo, funziona a dovere. Vediamo se riusciamo a uccidere semplicemente mettendo un cartello e la testa di colui che io scrivo sul Death Note. Vedremo. Allora, però mi devi guardare. Quando l'ho finito capirai che per cosa sarai utile, ok? Dopo ti devi togliere l'elmo perché devo vederti bene in faccia, capito? Sì, sì, vai, finisco pure okay, lei, okay, vada, non mi sto allontanando. No, ma guarda, la cosa bella di questo libro è che ti puoi allontanare quanto tu vuoi. Mi vedrai mai in faccia. No? Io ne vado da qua. Ok, allora vado su Nova Skin e cerco lì. No, ti fa paura Nova Skin, eh? Visto. Aspetta, togli un secondo l'elmo. Un secondo, voglio vedere i capelli biondi, per favore. Leo. Oh! Ok, bella. Allora, Leo, vieni qua.
Un secondo, eh. Che poi, scusa, Loki, mi hai chiesto di vedere il viso? Ti fermi solo al viso? Io vado... Ah, ah, che schifo! Ti prego, ricoprati. Ti giuro, no, non mi rigiro finché non ti ricopri. Ma... Ti sei ricoperto? Ma Loki, io... Sì. Sì, uffa. Ah, ok. Va. Anche se la visione di quei piedi scalzi lì mi fa ancora un po'... Ah, girati, girati un secondo. Girati, devo starnutire. Non voglio che la gente mi veda quando sta... Ah, aspetta. Leo, mi sa che ti hanno chiamato. Non lo senti? Controlla il citofono, ho sentito un... Ok, allora ragazzi, mancano 30 secondi. 10 sono già passati. In 40 secondi Leo dovrebbe morire. Quindi facciamo il conto a rovescio, ragazzi. 20, 19, 18, 17, 15, 12, 10, 3, 2, 1. Dovremmo sentire tramite DS. È morto! Funziona, ragazzi. Allora, tizio non ce n'è anche bisogno perché lui, vabbè, è già morto. Adesso possiamo scrivere tantissimi altri nomi, tipo ad esempio quello di Tierless, quello di Arctic, quello di Redbox, di Anna. Insomma, tutti i concorrenti. Qui dentro ci sarà mezza YouTube Italia. Tutti i concorrenti. Ma non ero morto. Vabbè, avrà lasciato l'account di Minecraft aperto. Quindi facciamo così. Lo uccidiamo anche qui dentro. Sì, a mani nude, con l'accetto di... Vabbè, non dice niente perché è morto veramente. Qui adesso, ragazzi, qui metteremo il commento che mi ha fatto costruire questo Death Note, ed è proprio quello di Gabri777. E sottoscriviamo tipo Death Note, perché mi ha consigliato di fare il Death Note. Pian pianino aggiungerò tutti gli altri che mi avevano consigliato, che erano già nella vecchia stanza degli iscritti. E niente, vi ricordo, per farlo dovete scrivere hashtag Lampo, mettere un mi piace, perché ve l'ho detto, il mio pollice diventerà come quello di Stitch. Quindi, ragazzi, vi ricordo di passare sul canale di Leo, che è morto, purtroppo. Guardate i suoi 5 video che ha pubblicato in tutto questo tempo qui. Cos'è? Leo? Sono morto! Leo? Loki. Leo? Leo? Ma mi sta parlando la sua testa, ragazzi? Che sta succedendo? Vendicami! Leo? Vendicami! Ma aspetta, ma il rumore viene da un'altra parte. Ma viene da dietro la testa. Ma sei ancora vivo? Non funziona. Va bene, ragazzi, allora potete scrivere quanti commenti volete, che tanto non morirete. Da Loki è tutto, e da Leo passate sotto al suo canale, eh. Bella.